Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui per parlarvi di una bellissima iniziativa a cui ho deciso di aderire perché è una cosa che mi piaceva e alla quale bramavo da tanto tempo, però vi vado a spiegare perché non avevo mai deciso di acquistare questo tipo di prodotto. Allora, ciò di cui vi sto parlando è la Beauty Box, in particolare per quanto mi riguarda io ho acquistato quella biologica. Il sito in questione di cui vi parlerò, perché quello che ho scelto per acquistare queste box, si chiama La Donna Vagabonda. Ragazzi, il sito è davvero molto carino, le persone che ci lavorano sono gentili e mi è piaciuto tantissimo il fatto che si potesse compilare un questionario sia specificando i gusti eccetera eccetera, ma anche mettendo proprio delle particolari richieste, proprio perché poi ciò che arriva a casa è inerente proprio ai vostri gusti, quindi non potete rimanere deluse. Allora, perché non sapesse di cosa sto parlando, si tratta di mystery box, di pacchi misteriosi, pacchi a sorpresa che ci arrivano a casa aderendo ad un abbonamento, oppure soltanto un pacco che riguarda un mese. Si può sia comprare il pacco soltanto una volta, quindi riguardante un mese, oppure si può acquistare il prodotto per più mesi, quindi ad esempio per 3 mesi e così via. Io ad esempio l'ho acquistato per 3 mesi. Funziona così: si compila un questionario, ci si iscrive al sito, poi vi metterò poi dopo registrerò proprio una guida in cui vi farò vedere come ho fatto. Ci si registra al sito e praticamente cosa succede? Si va a compilare questo questionario in cui mettiamo tutte le nostre preferenze, il nostro tipo di pelle, che prodotti preferiremmo ricevere, quali sono i colori che magari ci piacciono di più, quali ci piacciono di meno, quali prodotti magari preferiamo non ricevere e così via. Dopodiché si paga appunto a seconda di che tipo di box abbiamo scelto, se per un mese o più mesi e così via. Ovviamente se scegliamo più mesi il prezzo scende, diciamo c'è un piccolo sconto sul totale. E che cosa succede? Che poi riceverete questo pacco con prodotti a sorpresa. Come vi dicevo, io l'ho scelto con prodotti bio, comunque prodotti biologici, marchi come Bioefficina Toscana, Neve Cosmetics, quindi sia cosmetici che per la cura della pelle, del corpo e dei capelli, però potete sceglierlo anche normale, quindi con marchi magari come L'Oreal, Garnier, per chi magari non interessasse questo tipo di indirizzo biologico, insomma. Allora, come vi dicevo, era un'idea che mi piaceva tantissimo e alla quale volevo aderire da un po' di tempo, però mi è stato un po' difficile tempo fa trovare tipi di siti che offrissero la possibilità di scegliere anche la box biologica, perché comunque è da un po' di tempo che ci si sta avvicinando a questo mondo, quindi non ho trovato abbastanza siti che la fornissero, poi comunque non ero ancora bene a conoscenza, quindi ho lasciato perdere. Poi comunque, vedendo un po' sul web, magari informandomi meglio, sono riuscita a trovare questo sito di cui appunto vi ho parlato, che si chiama La Donna Vagabonda, e ho deciso di acquistare le mie box, mystery box, proprio su questo sito. I tempi di spedizione devo dire che sono un po' lunghi, più o meno un mesetto da quando fate l'ordine, però ad esempio a me sono arrivati gli ordini, cioè i pacchi di 2 mesi insieme, quindi me ne dovrà arrivare soltanto un altro. Allora, la cosa bella, perché voi mi direte, perché io devo pagare per ricevere prodotti a sorpresa? Sì, ok, la sorpresa, ma magari me li vado a comprare direttamente io, come devo pagare per ricevere dopo tanto tempo, per ricevere magari prodotti che ne so già ho, oppure non mi piacciono, tanto vale che me li compro io. Vi vado a dire proprio perché è bello acquistare la mystery box. È bello perché, oltre al fatto della sorpresa, sì eccetera eccetera, è bello perché i prodotti che andate a ricevere superano, per quanto riguarda il prezzo che invece voi andate a pagare. Ad esempio, nel mio caso la box biologica costa poco più di 20 euro. Io ho pagata, facendo la divisione per quanto ho pagato in totale per 3 mesi, sono 60 euro, quindi ho pagato 20 euro a box, però se ne acquistate una sola intorno ai 23 euro più o meno. Ma i prodotti che mi sono arrivati, a me ne sono arrivate due insieme, varcano la soglia degli 80 euro, intorno ai 79-80, quindi dividendo per due sui 40 euro, invece ho pagato la metà praticamente. Quindi i prodotti che vi arrivano in base
a quanto costano, diciamo ci andate a guadagnare sotto questo punto di vista, quindi per questo è conveniente. Poi vi ripeto, io non ne sono rimasta affatto delusa, i prodotti che mi sono arrivati mi sono piaciuti tutti, senza nessuno escluso, sono prodotti di marche importanti. Allora, poi vi vado a far vedere nello specifico comunque la Saponaria, Neve Cosmetics, come vi dicevo, Biofficina Toscana, La Vera e così via. E sono tutti prodotti validissimi e non c'è veramente, ragazze, non ce n'è nessuno che non mi ha soddisfatto. È una bella idea come regalo anche, perché comunque magari non sapete cosa regalare a un'amica, volete farle una sorpresa, è veramente carino. E poi ecco, ci tengo particolarmente a parlarvi anche della confezione, di come vi arrivano in questo pacchettino. Poi vi metterò la foto perché l'ho fatta. Vi arrivano in questo pacchettino di cartone e all'interno trovate un sacchetto fatto a mano con dentro i prodotti, quindi ragazzi è veramente carinissima questa idea. Ecco uno dei due sacchetti, questo è uno dei due appunto perché ne ho ricevuti due, uno per ogni box, proprio utile, proprio da viaggio, da portare in giro per metterci qualsiasi cosa. E poi la cosa più bella è che sono rifiniti, fatti tutti quanti a mano, quindi ogni volta la stoffa è diversa. E poi troviamo la scritta appunto che si rifà il sito internet La Donna Vagabonda. È una cosa carinissima perché è una piccolezza che veramente secondo me fa tanto. Pure il fatto che sia fatta a mano mi è piaciuto tantissimo. E niente ragazzi, vi vado a far vedere nello specifico i prodotti. Niente, spero che questa recensione vi possa essere utile, che possiate, magari vi tolga qualche dubbio perché magari anche voi eravate interessate. E insomma, spero che il video vi piaccia, vi lascio ai prodotti. Il primo prodotto che ho ricevuto, di cui vi parlo, è la matita Contour Mania. Allora ragazze, ve ne ho parlato in un altro video, nel video appunto vi consiglio, in quel caso vi sconsiglio perché comunque non mi è piaciuta, perché vi lascio poi il link al video, ma non praticamente sparisce ragazze sulla pelle, andate a vedere perché vi mostro anche come l'ho applicata, come l'ho sfumata, ma niente ragazze, non mi è piaciuta, mi è dispiaciuto, come vi dico anche nel video, perché era veramente una bella idea. Se invece vi siete trovate bene, fatemi sapere come la utilizzate, perché mi farebbe piacere trovare un metodo alternativo, perché mi dispiace tantissimo non poterla utilizzare. Cioè la utilizzerò comunque, per carità, però non avrò nessun effetto praticamente. Magari come base la potrei utilizzare tipo base ombretto, potrebbe essere un'idea. Poi secondo prodotto che ho ricevuto è lo scrub labbra goloso di Biofficina Toscana. Ragazzi, è uno scrub meraviglioso, veramente, ha un odore stupendo di cacao, cioccolato, è veramente carinissimo e è uno scrub appunto goloso, dice bene sul pack, dice bene la scritta, perché è veramente golosissimo. Poi i prodotti di Biofficina Toscana sono veramente validi, io ne ho provati diversi, ho provato l'anticrespo, ho provato, vabbè, il balsamo che è stupendo, sicuramente lo conoscerete tutte, districa alla perfezione, è fantastico, insomma mi sono trovata veramente bene e questo scrub è carinissimo. Un altro prodotto, sempre per quanto riguarda le labbra, è ancora non l'ho aperto, però questo è un balsamo labbra di La Vera. Ho letto che però l'aroma è alla mandorla, quindi già mi piace senza neanche odorarlo. Anzi, adesso lo vado ad odorare insieme a voi, vi dico subito com'è. Mi piace un sacco. Ok, ragazzi, è molto delicato, un bel colore nocciola, bellissimo. E La Vera comunque fa ottimi prodotti, quindi veramente mi sembra abbastanza bello, cremoso e denso come balsamo. Ovviamente non mi posso dare una recensione dettagliata perché ancora non l'ho provato, comunque ne sono rimasta contenta. Poi ho ricevuto, per quanto riguarda la parte make up, il blush della collezione Blush Garden. Ragazzi, già ne possedevo uno, che è il Monday Rose. Questa volta ho ricevuto il Tuesday Rose. Ragazzi, sono stata contentissima perché è un altro dei colori che mi piaceva tantissimo. Se ne avessi dovuto comprare un altro, avrei sicuramente comprato questo, che è di un color albicocca molto molto delicato, bellissimo. Sono rimasta contentissima. E ancora di Neve, un pigmento della nuova collezione, non mi ricordo come si chiama, quello delle sirene. Comunque un pigmento dell'ultima collezione che aveva come tema le sirene, comunque il tema marino. Infatti qui vediamo una conchiglia.
una conchiglia sul pecco, guardate quanto è carina. In particolare mi hanno mandato Seahorse, veramente stupendo, cavalluccio marino sarebbe, e il colore è veramente bellissimo, è un arancio veramente bello con tantissimi riflessi oro, verdi, bellissimo. E la cosa bella è che può essere utilizzato anche come blush. Una cosa che però vi consiglio in particolare per avere l'effetto massimo, per avere la massima performance dei prodotti, in particolare i pigmenti di neve o comunque anche altri pigmenti, però questi in particolare l'ho notato, sono meravigliosi se utilizzati bagnati, perché danno veramente il meglio di loro, quindi stupendo, sono rimasta super contenta anche di questo. Poi ho ricevuto l'idrolato di salvia, che io personalmente non sapevo di cosa si trattasse. Questo è della saponaria. Ho ricevuto diversi prodotti della saponaria. Comunque questo qui praticamente poi sono andata a leggere, serve per appunto, perché io quando ho compilato il questionario ho inserito pelle mista, grassa, comunque tendenza brufoletti, magari punti neri eccetera, e praticamente serve appunto per trattare queste pelli impure, comunque per purificare eccetera eccetera. Poi sempre della saponaria, o sole bio olio per capelli ristrutturante e protettivo con argan, cocco e vitamina E. Sono andata a leggere dietro, praticamente si tratta di un olio che fa bene se utilizzato al sole, quindi protegge i capelli quando sono esposti appunto ai raggi solari, a bagni frequenti e così via. E mi è piaciuto veramente tanto riceverlo, perché comunque io d'estate amo proteggere i miei capelli di solito, per non usare, da quando poi ho scoperto appunto i silicone e tutte queste cose qui, non li uso più da più di un annetto. Quando sono andata al mare non ho utilizzato niente sui capelli e praticamente li tenevo semplicemente legati o comunque con qualche fascia cappello che li proteggesse, quindi mi ha fatto molto piacere ricevere questo prodotto che protegge, cura ma fa bene i capelli allo stesso tempo. Poi, sempre di la saponaria, un altro must have per me in estate, non posso farne a meno, olio secco protettivo. Si tratta di un olio che protegge la pelle da punture, insetti, zanzare e così via. Io ragazze non ne faccio a meno d'estate, perché sono una preda frequentissima delle zanzare purtroppo, infatti ogni sera vado a dormire sempre con lo spray, veramente non ne faccio a meno, perché altrimenti mi uccidono. Sapete quando vi svegliate nella notte che vi hanno morso 57.000 zanzare e voi vi dovete grattare come le forsennate? E quindi lo uso tantissimo, sono stata contentissima di averlo ricevuto, ancora non l'ho usato, vi farò sapere. Anche vabbè, il profumo cioè di erbe, comunque tipo rosmarino, queste cose qui. Poi ho ricevuto sempre della saponaria questi ultimi due prodotti. Uno è il bagno doccia 100% consapevole mediterraneo con calendula, salvia e lavanda. Per quanto riguarda gli odori, non sono i miei preferiti, sono abbastanza forti. Ad esempio l'odore della lavanda a me non è che mi piaccia tanto, però comunque mi ha fatto piacere riceverlo, perché è un buon prodotto, molto delicato, per pelli sensibili, lava bene, è un buon prodotto, quindi comunque mi ha fatto piacere riceverlo. E infine quest'altro prodotto sempre della saponaria, praticamente non ne avevo mai sentito parlare, sono dei profumini, si chiama appunto i profumini bio, l'essenza della femminilità. Sono questi profumini con questo pack carinissimo in latta, come potete vedere si chiama Audrey, questo qui in particolare, da questa bambina che perde il cappello, troppo carina. E sono dei profumi solidi, tipo come se fossero balsami profumati, che si mettono sul corpo, sulla pelle, e appunto profumano delicatamente, in maniera veramente delicata, molto molto carina, la parte in cui li andiamo ad applicare, quindi magari il collo, i polsi e così via. Devo dire che è veramente carinissimo, in particolare questo odore, per quanto mi riguarda non è un odore che mi piace particolarmente, perché tipo è abbastanza, tipo si sente la salvia, che a me ad esempio non piace. Comunque l'ho regalato a mia sorella, che è stata contentissima, ad esempio le è piaciuto tanto. Niente ragazze, questi erano tutti i prodotti che ho ricevuto. Devo dire che ne vale la pena, perché appunto i prodotti, facendo poi una andando poi a controllare il totale dei prodotti, del costo dei prodotti, vale praticamente il doppio per quanto riguarda questi pacchi. Poi cambia a seconda dei prodotti che ricevete, però è come se avessi pagato la metà
tutta la spesa dei prodotti, quindi sono stata felicissima. Sì, ho questo sito perché è stato comunque corretto, mi ha avvisato quando è partita la spedizione, comunque da quando è partita è arrivato in 2 giorni, praticamente prestissimo. L'unica cosa, ci vuole tempo da quando la ordinate, come vi dicevo, però sono rimasta comunque contenta perché è come se fosse una sorpresa che ti fai e poi arriva a casa. Anche il fatto che arrivi dopo tanto, magari te la dimentichi, arriva questa sorpresa troppo carina. Niente ragazze, ve lo straconsiglio. Vi lascio il link nell'info box, vi mando un bacio, spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi saluto. Ciao! Allora, ecco qui ragazze il sito, ho aperto, ho cercato una donna vagabonda su Google e si apre appunto questa pagina. Il sito in questione vende anche prodotti singolarmente, non è che vende soltanto box, quindi potete acquistare qualsivoglia prodotto, lo cercate qui in cerca prodotto e se lo vendono lo trovate appunto. Ad ogni modo, per trovare la box, la mystery box insomma, dovete cliccare su box e confezioni. Qui, ecco qui, cliccate e si apre ovviamente la scelta con queste diverse confezioni. Allora, queste sono, vabbè, confezioni regalo, andate giù, quindi scorrete ed arrivate praticamente alla fine, trovate appunto questi 3 tipi, 1, 2, 3 di box. La prima, la donna vagabonda bio box, abbonamento mensile, è quella di cui vi parlavo, 22,50 euro al mese, una box di un mese, oppure la box dello spignatto, questa praticamente riguarda le materie prime, che sta a 25 euro. Sopra invece troviamo la box abbonamento mensile, quella normale, quindi non con prodotti bio, e infine trovate la box per i bambini, quindi la baby box, eccola qui, l'ultima, che costa 25,71 euro e quindi comprende prodotti per bambini. Io ho scelto questa, come vi dicevo, quindi cliccate a seconda di quella che volete scegliere e si inserisce nel carrello. Qui potete scegliere quante box volete, quindi che tipo di abbonamento, se quella soltanto di un mese, se ne volete ad esempio quella per 6 mesi e così via, di modo che poi a seconda di quello che scegliete si applichi lo sconto o meno. Una volta fatto il vostro ordine andate a compilare il questionario, eccolo qui, compila il questionario qui, e andate appunto ad inserire tutti i vostri dati. Eccolo qui, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qui, qui trovate il questionario che andate a compilare con tutte le vostre esigenze per quanto riguarda il colore della pelle. Ecco qui, quindi indicate il numero al quale vi sentite più vicine, che tipo di pelle avete, pelle grassa, pelle mista, sensibile, che tipo di occhi, il colore di occhi che avete, che tipo di colori preferite, se desiderate ricevere accessori o bijou all'interno della box, se gradite ricevere prodotti da uomo all'interno della box, se magari preferite ricevere dei campioncini e così via. Una volta compilata, poi alla fine potrete anche inserire prodotti preferiti, ad esempio preferisco mascara, non preferisco creme per il viso, eccetera eccetera. Compilata ovviamente si manda una mail e niente, quindi loro rispetteranno tutto quello che voi avete richiesto per appunto fare in modo che siate totalmente soddisfatte. In questo modo acquistate la box. Come vi dicevo, i tempi di spedizione sono abbastanza lunghi, i tempi non di spedizione ma quelli di preparazione, perché poi la spedizione è veramente velocissima e immediata. Niente ragazze, questa era come acquistare una beauty box, in particolare su questo sito. Immagino ce ne siano tanti altri, comunque io ve l'ho consigliato perché mi sono trovata bene con questo e ho provato solo questo. Fatemi sapere se già voi acquistate o avete mai acquistato qualche box. Io vi mando un bacio e vi saluto al prossimo video.